Torna una leggenda. Chi non ricorda la mitica GT40 che negli anni 60 vinse ben 4 24 ore di Le Mans e un mondiale Marche? La Ford ne propone un remake, si chiama GTI e la silhouette ricalca quella della storica antenata. Rispetto all'originale però è parecchio più lunga, quasi 50 cm e anche più alta. La meccanica poggia su un telaio space frame molto leggero ma capace di sopportare un potente V8 5400 sovralimentato, a sua volta in grado di erogare la straordinaria potenza, per una versione stradale, di 550 cavalli. Praticamente un'auto da corsa che ha raggiunto in pista ben 328 km/h di velocità massima ed è accreditata di uno straordinario tempo in accelerazione, da 0 a 60 miglia orarie in 3,3 secondi. L'impostazione da sportiva puro sangue si intuisce anche alla prima occhiata dell'abitacolo. Posizione di guida allungata su sedia in pelle nera con guscio in fibra di carbonio. Mobiletto centrale rivestito in alluminio con corta leva del cambio. Il tutto arricchito da una strumentazione davvero completa. La potenza viene scaricata a terra attraverso quattro pneumatici super ribassati da 18 pollici davanti e di 19 dietro, che si aggrappano all'asfalto con straordinaria efficacia e senza alcun tipo di assistenza elettronica. Il pilota può contare soltanto sull'ABS e il potente impianto frenante. Ciò nonostante, la GT si guida con una certa facilità. Intendiamoci, 550 cavalli sono sempre piuttosto impegnativi da domare, però non occorre essere dei professionisti per guidarla sportivamente. Basta non lasciarsi prendere troppo la mano. Lo sterzo è molto diretto e preciso, il cambio velocissimo con innesti corti, secchi e precisi. La vettura vira praticamente piatta e con un comportamento neutro, sempre che non la si solleciti troppo con l'acceleratore. Comunque le emozioni sono garantite, anche quando si stacca l'assegno. Per rivivere il mito ci vogliono almeno 180.000 euro.